Allora, iniziamo. Io sono Paola Isabello, sono qua in qualità di referente del Centro d'Ascolto Aria per darvi il benvenuto a questo terzo incontro del ciclo di seminari organizzato da Aria per genitori e professionisti. Oggi parleremo di Diverso da chi? I giovani e la diversità tra razzismi, omofobie e endifobie. E saranno qui con noi per parlarne Luca Nave, Roberto Lala, Maddalena Bisollo e Enrico Nivolo della Federazione delle Malattie Rare Infantili. Quindi buon ascolto, loro vi parleranno un po' meglio di chi sono e che cosa fanno e fate domande, quindi intervenite. Grazie Paola. Allora sì, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Luca Nave, sono il segretario della Federazione Malattie Rare Infantili. Vi do il benvenuto a questa conferenza che sarà, vi annuncio, una conferenza interattiva. Nel senso, non staremo noi qua un'ora e mezza a parlare, voi passivamente ad ascoltare, cercheremo di coinvolgervi anche con un piccolo gioco d'aula, eccetera. Allora, due parole sulla Federazione Malattie Rare Infantili, che organizza appunto questo incontro e fa parte del maxi progetto di Aria, adolescenti, salute, eccetera. La federazione comprende 15 associazioni che si occupano di malattie rare dei bambini. È nata nel 2000 con l'obiettivo di creare una voce unica a livello di associazioni di malattie rare. L'idea da cui è nata è il fatto che ciascuna associazione, proprio perché si occupa di malattie rare sconosciute, i più che colpiscono apparentemente poche persone, ogni associazione comprende magari pochi pazienti, pochi soci. L'idea è stata questa: se mettiamo insieme tante associazioni anche a livello istituzionale, è ovvio che la voce dei pazienti cresce. Quindi in questi ormai quasi 20 anni di attività abbiamo organizzato tanti progetti, noi collaboriamo all'interno dell'ospedale infantile Regina Margherita, dove stiamo finanziando attualmente 6 borse di studio per giovani medici ricercatori, gestiamo uno spazio di ascolto dove offriamo ogni anno centinaia di ore di consulenze gratuite rivolte fondamentalmente ai genitori dei piccoli pazienti affetti da malattia rara, e una grande fetta della nostra attività riguarda la sensibilizzazione della popolazione, delle istituzioni in merito alle problematiche vissute da chi è affetto da una malattia rara. Vi ricordo che una malattia rara viene considerata tale all'interno dell'Unione Europea se colpisce in media 5 persone ogni 10.000 abitanti, quindi in media 1 su 2.000. Tuttavia considerate che ci sono delle malattie che colpiscono pochissime persone in Italia o addirittura nel mondo, 10-20 persone, e quindi uno dei problemi maggiori di chi vive a contatto con queste malattie è il fatto che si conoscono pochissimo, no? Spesso i medici di famiglia stessi hanno difficoltà ad individuarli, a creare una diagnosi certa, non ne sanno tantissimo i politici, questo è già un pochino più grave perché loro dovrebbero prendere decisioni a favore di una cosa che spesso non conoscono benissimo, e ne sanno pochissimo le persone. Quindi uno dei nostri obiettivi è aumentare la conoscenza delle problematiche vissute da questi bambini, da queste famiglie. Ecco, tra i nostri progetti c'è un progetto che realizziamo all'interno degli istituti scolastici di secondo grado, soprattutto della città di Torino, dove andiamo a parlare con i giovani. Quest'anno eravamo in più di 50 classi, quindi abbiamo incontrato circa 1500 adolescenti, di parlare non tanto, non solamente di malattie rare, ma di diversità in senso lato, proprio perché questi bambini che sono affetti da questa malattia rara spesso si sentono e vengono considerati come diversi. Quindi abbiamo ideato questo progetto che in qualche modo vi riproponiamo oggi, che si intitola proprio Diverso da chi? Che cosa vuol dire essere diverso? Che cosa vuol dire la diversità? No, diversità in senso lato. Tuttavia, prima di affrontare questo problema, lascio brevemente la parola ai miei colleghi, così si presentano anche loro, magari poi facciamo una presentazione di tutti, poi cominciamo. Partiamo da Maddalena Bisollo. Allora, io sono Maddalena Bisollo, sono una filosofa come Luca, però una filosofa pratica, mi occupo di consulenza filosofica, pratiche filosofiche, sono anche una consulente in sessuologia, collaboro con la Federazione per le Malattie Rare Infantili, specialmente per quello che riguarda gli interventi nelle scuole e quindi proprio il rapporto con ragazzi e ragazze, adolescenti, rispetto all'educazione alla diversità in generale, rispetto anche alla prevenzione dei comportamenti a rischio. Mi sono occupata per tanti anni di tossicodipendenza, ancora oggi mi occupo di prevenzione alle tossicodipendenze e poi appunto mi occupo anche di educazione affettiva emotiva
diciamo così, soprattutto ecco, nell'ambito, in ambito scolastico. Passo la parola a Roberto Lala. Io sono un pediatra e diciamo che qui in questa sede vi parlerò velocemente di disabilità, ma soprattutto facendo riferimento all'esperienza che ho vissuto e vivo a fianco dei ragazzi con disabilità. Ciao a tutti, io sono Enrico, Enrico Nivolo, e al momento sto conducendo un dottorato di ricerca all'Università di Torino sulle discriminazioni, discriminazioni in ambito scolastico. E collaboro con la Federazione Malattie Rare anch'io per qualche progetto sull'educazione, soprattutto per quel che riguarda il versante della pedagogia interculturale e appunto l'educazione alla diversità. E oggi sono qui per parlarvi di razzismo. Ci tenevo magari a introdurre una cosa, se, visto, per collegarmi a quello che diceva Luca prima, è che per quanto forse oggi parleremo ognuno un po' di un aspetto diverso della diversità, accade spesso che questi aspetti poi tra di loro si sovrappongano. Quindi forse è anche utile per noi, magari visto che non siamo molti, intrecciare proprio un dialogo sulle sovrapposizioni, sulle intersezioni di questi diversi aspetti della discriminazione, no? Proprio perché magari anche il paziente affetto da una malattia rara potrebbe soffrire di anche altre forme di discriminatorie di vario genere, ecco. Grazie, quindi se siete d'accordo faremo un brevissimo giro di presentazione, se ci dite anche solo il vostro nome, perché siete qui, cosa vi aspettate da questa conferenza, due parole a testa. Cominciamo da te. Mi chiamo Celestino, sono qua per ascoltare, così mi incuriosiva la cosa, poi sono di parte, sono suo zio e quindi ancora di più. E niente, mi interessa perché devo fare adesso il concorso per insegnante, quindi ecco così. Michela, sono un'insegnante di scuola superiore e con i miei ragazzi affronto il tema della diversità e quindi mi interessava molto l'accettazione di chi non è proprio uguale a noi e temi simili. Io sono Francesca, sono un genitore, sono una mamma e sono anche una volontaria dell'associazione AGEDO, associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT. E ho due figli e uno dei due figli è bisessuale. Grazie a lei. Io sono Grazia, sono come lei, cioè faccio parte come Francesca dell'associazione AGEDO, io nello specifico sono mamma di una ragazza transessuale che ha fatto l'intervento, insomma, che di diversità e di discriminazione ne sa qualcosa. Buonasera, sono Mauro e sono venuto per ascoltarvi e sentire cosa avete da proporci, da dirci. Buonasera, sono Fabio, anche io sono qui per ascoltarvi, mi incuriosiva molto il tema e mi interessava. In passato ho lavorato per un'associazione che progettava per i ragazzi, sono papà e quindi mi interessa molto. Ciao, io sono Alessia e sono qua con l'associazione Volon Bright che si sta occupando della parte multimediale. Poi per il resto sono psicologa, lavoro nell'ambito delle disabilità e sono qua nello specifico perché non avevo mai sentito il termine endifobia. Infatti c'è già una domanda sul termine. Ma no, aspettiamo. Io ho già detto. Ok. Non potevi resistere. Vabbè, io come ha detto lei, sono d'accordo con lei. Io sono Paola, sono una mamma, fra poco sarò anche una nonna e l'argomento in sé mi interessava, poi in particolare faccio corsi di teatro con i ragazzi, quindi in realtà in quell'età in cui tante volte si colgono degli aspetti un pochino così di discriminazione, comunque insomma è una nozione in più che può servire. Ciao, sono Cristina. Ed effettivamente trovo molto interessante questa tematica e sicuramente di attualità, quindi sono curiosa di sentirvi. Ciao, sono Enrica, sono un'educatrice di un centro di aggregazione giovanile di Caselle Torinese e quindi appunto proprio perché accogliamo in questo centro ragazzi tra gli 11 e i 18 anni è cioè interessante.
Io sono Marika e faccio l'educatrice a scuola e inoltre sono tirocinante nell'ente dove lavora Enrica. E visto che sono un po' nuova nel mondo dell'educazione, sono venuta ad ascoltare e scoprire qualche cosa in più. Ciao, sono Mari, sono una mamma e sono curiosa di sentirvi quello che avete da dire. Ciao a tutti, io sono Cristina e sono una delle colleghe di Enrica. Anch'io lavoro nel centro di aggregazione giovanile, in un centro per disabili, in una comunità, e quindi il tema mi sembrava caro per ciò che faccio e dove lavoro. Grazie a tutti. Quindi, come vi dicevo, partiremmo con un brevissimo gioco d'aula che sicuramente conoscete, non è originalissima. Il metodo che vi proponiamo, speriamo che sia originale l'approccio e l'idea, ovvero piuttosto che partire noi da definizioni più o meno enciclopediche o dizionaristiche di che cos'è la diversità, e visto che la diversità è un termine vastissimo ed estremamente complesso, chiederemmo a voi direttamente di suggerirci alcune parole che legate al termine diversità. Quando leggete il termine diversità, che cosa vi viene in mente? Senza pensarci troppo, eh? Originale. In che senso originale? Ok. Ok, quindi mettiamo anche... in modo positivo. Ok. Altro. Fuori dalla norma, che è anche anormale, no? Perché poi il termine normalità, parlando di diversità, è quasi una bestemmia, no? Quindi in classe con i ragazzi emerge spesso normale, raramente emerge anormale, no? Quindi grazie. Speciale, mettiamolo vicino. Grazie Enrico, e non scrive tanto bene. Distinguere. Ignoranza. Non ce l'abbiamo un altro pennarello? Ah, perché sta diventando, non scrive più. Guarda un attimo se c'è. Ah, grazie. Sì. Parità. Delitti? Ah, diritti. Anche delitti ci stava. Sì, diritti un parolone, poi andremo a vederlo. Non normale, perché il normale è il conosciuto, il non normale spaventa perché è lo sconosciuto. Anche ignoranza, mettiamolo sotto. Una persona diversa scrive coraggio, puoi scrivere violenza.
Eh no, cioè, anche per essere riconosciuto ci vuole coraggio spesso. Ah, scusa, non l'avevo sentito bene. Ok, ce ne sono. Bene, questo progetto, come vi dicevo, lo portiamo avanti dal 2010, quindi l'abbiamo fatto con migliaia di adolescenti in centinaia di classi, e raramente emerge una parola che secondo me, secondo noi, è assolutamente indispensabile comprendere, per comprendere che cos'è la diversità. Una parola fondamentale proprio, senza questa parola non si può capire il diverso, la diversità in senso lato. Quale può essere? Uguaglianza. Bellezza ce l'abbiamo. Non è uguaglianza, ni, sì, ma anche. Persona. Già meglio. Ci siamo, siamo vicini. Umanità. Umanità anche siamo vicini, siamo sempre più vicini, e che talmente si dà talmente per come, cioè talmente per scontata, che quando ve la dirò, già, vabbè, è ovvio che, però proprio le cose per scontate sono quelle che non riusciamo a vedere spesso. Amore anche, meno male che ho emerso, perché poi un'altra questione, qui almeno amore e bellezza sono uscite, spesso nelle classi emergono solo ed esclusivamente parole negative, odio, paura, rabbia, cattiveria, raramente, anche a livello di emozioni e sentimenti, raramente emerge la bellezza della diversità o l'amore o la relazione, vedete, anche qua comunque c'è sofferenza, c'è sconosciuto, c'è fuori dal normale. Sono, però ci sono anche degli aspetti positivi. Accoglienza è un ottimo termine, ma chi accoglie chi? Perché allora il titolo è diverso da chi? E quel punto interrogativo non l'abbiamo messo lì così, l'abbiamo messo perché secondo noi ha un senso. Diverso da chi? Da me. Da me, da noi, da io. Quindi la parola fondamentale è identità, o io. Perché è così fondamentale? Perché io o noi giudico o giudichiamo qualcuno come diverso sempre partendo da una certa idea di chi sono io o di chi siamo noi. Quindi c'è un io o un io collettivo, quindi un noi, che giudica qualcuno come diverso da sé. Quindi per comprendere la diversità noi dobbiamo necessariamente partire dall'idea del chi sono io o chi siamo noi. Pensate alla disabilità, no? Adesso Roberto Lalla ci parlerà di disabilità. Disabile è un termine in negativo, vuol dire non abile. Adesso questa parola è quasi in disuso, non si usa più, no? Però implica il fatto di capire chi è l'abile. E alla luce dell'abile giudichiamo qualcuno come disabile. Stesso discorso sul razzismo e nazismo. Alla base emergeva l'idea della razza ariana. C'era una certa idea di razza, di un noi collettivo, che aveva determinate caratteristiche fenotipiche. Non vi ricordate quali erano le caratteristiche dell'appartenente alla razza ariana? Era alto, era biondo, era bianco, era eterosessuale, no? Era prestante, no? Quindi c'era un noi collettivo con determinate caratteristiche alla luce delle quali giudicava qualcuno come diverso da sé. Okay? Quindi per comprendere comunque qualsiasi idea di diversità e la dialettica tra identità e diversità, bisogna sempre e necessariamente partire da una certa idea di chi sono io o di chi siamo noi. Okay? Riprenderemo poi questa idea alla fine della conferenza, per ora darei la parola a Roberto Lalla che ci parla di abilità e di disabilità. Va bene, diciamo che condensare in poco tempo un'esperienza è difficile,
Io però partirei dalle parole, no? Cioè le parole che sono state dette. Abile, no? Come diceva Luca, abile è una parola un po' antica, no? Tipo abile da a miei tempi si diceva abile da arruolato, no? Ma in realtà noi dobbiamo chiederci abile per che cosa, no? E questo è il concetto che secondo me è importante, cioè abile per quale società e per quale ruolo dentro la società. Perché in realtà il concetto di disabilità è un concetto che nasce dalla rivoluzione industriale. Sostanzialmente i disabili sono quelli che non sono in grado di lavorare e di produrre, no? Poi ha avuto tutte le implicazioni che si possono dare a questa parola. Allora dobbiamo chiederci cosa vuol dire vivere in maniera produttiva, utile a se stessi e agli altri dentro una società, no? E questo è quello che ci chiediamo nell'assistere gli adolescenti disabili, no? Ci chiediamo assieme a loro, no? Perché è impossibile capire quale ruolo una persona vuole svolgere senza capire chi è questa persona. Come ha fatto vedere Luca, intorno al concetto di disabilità ci sono tante parole negative, ma ci sono anche delle parole positive, no? Io, la mia esperienza è con i malati disabili. Allora, tutte le definizioni, cos'è un malato, è una definizione che non è così semplice da dare, no? Ci sono delle sfumature, no? Tra malati, disabili e normali. Pensiamo per esempio a una persona della mia età che quindi, non so, deve ingoiare delle pillole per vivere bene tutti i giorni. Cos'è? È un malato? È un disabile? È una persona normale? Tutti noi, durante la nostra vita, abbiamo dei momenti in cui alcune nostre funzioni sono basse o sono penalizzate. Ci rompiamo una gamba oppure, non so, abbiamo una depressione, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di essere abili per una società è un concetto, diciamo, fluttuante, legato al tempo, ma soprattutto legato alle persone che ci stanno intorno. E infatti lì che volevo, diciamo, sottolineare che per i ragazzi che hanno, nella disabilità si parla di menomazioni, anche questa parola è un po', diciamo così, forte, nel senso che le menomazioni sarebbero delle riduzioni di funzioni corporee, no? Ecco, per queste persone che hanno delle menomazioni, disabile vuol dire non riuscire a inserirsi in maniera completa nella vita con le altre persone, quindi nella vita sociale. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a una persona con disabilità, a un giovane con disabilità, dobbiamo pensare che non è solo un giovane o una giovane sfortunata perché gli manca qualcosa, ma sicuramente è anche una persona che ha delle cose positive. Quindi ritorno sul discorso delle parole. Le cose positive la fanno, diciamo, persona, e quindi bisogna puntare sul, diciamo, promuovere, potenziare, favorire queste cose positive. Naturalmente la parola disabilità è una parola troppo grande che, come tutte le parole grandi, contiene tantissime cose, no? Per cui le persone possono essere disabili perché hanno delle problematiche intellettive, o possono essere disabili perché hanno delle problematiche fisiche o delle problematiche sensoriali, ma anche delle problematiche sociali. Pensiamo per esempio, non so, purtroppo nella mia esperienza di malattie rare ci sono delle persone che hanno un aspetto completamente sconvolto dalla loro malattia. Quindi queste persone, come entrano in un luogo sociale, vengono immediatamente riconosciute come diverse, e in quel momento
è la loro diversità che pesa, no? E quindi queste persone devono ribaltare questa cosa facendo, tirando fuori la loro, non so, le qualità che li rendono comuni al genere umano, no? Quindi tutte le persone che stanno vicino a loro dovrebbero prima conoscerli, no? Io qui vedo che ci sono degli insegnanti, in realtà è molto difficile conoscere la disabilità se uno... Perché io, per esempio, che mi occupo di malattie rare, di cui 2/3 ci sono disabilità, le malattie rare sono 8.000, quindi neanche un medico che si occupa da sempre di malattie rare le conosce tutte. Quindi se uno entra in quell'approccio, dice voglio sapere esattamente qual è questa sindrome, cosa comporta, sbaglia. Deve entrare nell'approccio di dire questa persona cosa non può fare e cosa sa fare, no? E per diciamo, entrare in questo tipo di approccio bisogna prima di tutto conoscere questa persona, e quindi per conoscere questa persona bisogna avvicinarla. Io mi fermo qua come introduzione. Ecco, sì, un po' per cercare di non saltare subito da un argomento all'altro, mi sembrava interessante connettermi al tema dell'identità, proprio per parlarvi del razzismo. Oggi tristemente assistiamo a un ritorno del razzismo che viene promosso a vari livelli, soprattutto anche sul piano politico, ed è un razzismo che è differente dal razzismo che possiamo incontrare nel corso dei secoli. Due parole proprio sulla storia del razzismo: diciamo che è un'ideologia che si diffuse nel Settecento, quando si pensò che si potesse dividere la specie Homo sapiens in razze, così come era possibile fare per altre tipologie di specie animali. Allora, la razza è una tipologia di una categoria di una specie animale che ha delle caratteristiche genetiche particolari tali per cui è possibile dividerla e separarla, considerarla biologicamente diversa rispetto ad altre categorie. Questo è possibile farlo ad esempio per gli scimpanzé. La specie Pantroglodites, che è il nome scientifico, è suddivisa in quattro razze. Questo è dovuto al fatto che nel corso del tempo questi gruppi di scimpanzé non si sono mai incontrati e mai riprodotti tra di loro. Cosa ben diversa ad esempio dai tonni. Ecco, il tonno invece non è possibile suddividerlo in razze, perché vivendo nell'oceano non ha avuto barriere come, non so, grandi fiumi o catene montuose che impedissero l'accoppiamento tra i vari gruppi. E da questo punto di vista l'Homo sapiens è molto più simile al tonno che al suo cugino scimpanzé, insomma, perché l'essere umano, per gli esseri umani non è possibile stabilire delle razze genetiche diverse. Ciascuno di noi ha un DNA simile al proprio simile per il 99,9%, e questo, ma nonostante questo si è scoperto poi recentemente, nel Settecento invece si pensò che questo fosse possibile. Ora, che cosa portò nel corso del tempo, sempre parlando poi di identità, con l'affermarsi dello Stato-Nazione iniziò a diffondersi anche l'idea che ad uno specifico Stato corrispondesse una specifica razza e quindi una certa identità nazionale anche, che poteva essere suddivisa appunto tra i vari stati del mondo e classificata tra diversi tipi di razze, quindi non so, gli inglesi, i tedeschi, eccetera, alcuni più forti, più importanti di altri. Questa ideologia prese piede nel corso del Novecento e si affermò poi con la Germania nazista e l'Italia fascista, e non sto poi a entrare nello specifico delle tragedie poi che fecero seguito alla presa di potere di Hitler e Mussolini in Italia. Ora, in Italia ci abbiamo un po' provato, no? Così a
debellarci di questo cancro del fascismo e del conseguenze al razzismo che si porta dietro. Ma non ce l'abbiamo tanto fatta, ecco, non so cosa ne pensate anche voi, ecco, ultimamente assistiamo a delle cose piuttosto tristi. È un razzismo un po' diverso, ecco, nel senso che poi negli anni 60, chiaramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, numerosi scienziati si iniziano a schierare contro, dimostrano, come vi ho detto all'inizio, che il razzismo è scientificamente non valido per quanto riguarda la specie Homo sapiens e per altre specie, insomma. Ma il razzismo si trasforma, rimane un po' questa idea della suddivisione in identità, questa idea che le razze non siano tanto qualcosa di biologico, ma forse più qualcosa di culturale. E allora esistono delle identità migliori di altre e delle identità che invece valgono poco, sono quasi al di sotto, qua parlavamo di umanità, sono quasi al di sotto del livello di umanità. Ecco, credo che magari lasciar morire persone nel Mediterraneo sia forse qualcosa che cioè che il livello di umanità delle persone che muoiono sia un po' sotto la norma. E ora, appunto, come dicevamo, tra di voi ci sono genitori, insegnanti, educatori, un po' la mia idea era cercare di riflettere insieme su come può essere possibile educare all'antirazzismo, insomma, e come possiamo educare i giovani, gli adolescenti soprattutto, ecco, mi occupo poi più di adolescenti, a non essere razzisti. La proposta così che avrei voluto avanzare oggi era quella di proporre una pedagogia antifascista innanzitutto e quindi lavorare tanto sull'idea di democrazia. E in questo senso una pedagogia antifascista passa attraverso un piano storico che è sicuramente quello della memoria e del ricordo degli orrori dell'Olocausto, degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma anche una valenza politica, che è appunto un'educazione al fascismo, al neofascismo, ma anche all'anti-neofascismo, insomma, scusate, promuove degli atteggiamenti democratici all'interno dei veri gruppi all'interno dei quali i giovani si trovano ad interagire, quindi da insegnante promuovere all'interno della classe degli atteggiamenti democratici, forse la classe è la prima agorà, no? Così dentro la quale i giovani si ricordo che Hannah Arendt nei suoi studi una filosofa tedesca, nei suoi studi sul totalitarismo ha più volte sottolineato che l'attività politica e il fatto che la mente non si spenga mai, quindi mantenere costantemente attiva la vita della mente è un ottimo antidoto per evitare che delle forme di totalitarismo ritornino, e quindi questo è il primo aspetto, quindi un'educazione innanzitutto che sia antifascista. Per quanto riguarda l'Italia, credo che un altro ostacolo alla democrazia, e faccio un giro un po' lungo, ma questo l'altro ostacolo alla democrazia è la mafia. Ecco, questo, voi mi chiederete che cosa c'entra poi la mafia con il razzismo, ma il giro lungo è che ho notato, ci è parso anche poi in altri interventi che abbiamo fatto, che è una questione strettamente connessa agli episodi di bullismo, connessi non solo al razzismo ma anche ad altre forme di discriminazione, sia quella dell'omertà, nel senso che spesso i ragazzi hanno difficoltà a denunciare chi sia gli spettatori, sia chi ne è vittima, il carnefice, proprio per timore di avere delle forme di delle ripercussioni da parte di questa denuncia. E allora ritorna un po' l'idea che un'educazione alla democrazia in Italia possa essere un'educazione che passa per un'educazione antifascista e un'educazione antimafiosa, quindi per cercare di scongiurare degli atteggiamenti così prepotenti, insomma, eccetera. E avevo poi anche una questione sul confine con lo scherzo, ma se vogliamo, non so, passare la parola, ecco, sì. Quindi per intanto queste due cose, un'educazione antirazzista che passa per antifascismo e antimafia, e poi torneremo più avanti su altri argomenti. Ok, grazie Enrico intanto. Allora, mi veniva in mente questo innanzitutto, riprendo un po' il filo di tutto quello che è stato detto fino adesso.
Diciamo che quando facciamo questo lavoro nelle classi, lo facciamo questo brainstorming che avete fatto anche voi, possiamo ben immaginare che non solo escano delle parole di carattere negativo, ma escano poi anche tutta una serie di parole che hanno a che fare con le diverse forme della diversità, quelle che cercavamo un po' di riproporre adesso, la questione della diversità in termini di razza. Sono rimasta abbastanza impressionata in alcune classi dell'Alto Adige, però poi anche in Veneto ho lavorato e la cosa si ripete anche a Torino, ahimè. Una delle prime parole che emergono in un brainstorming come questo è la parola razza. Una parola che appunto forse non dovrebbe riguardare il genere umano, una parola invece di uso comune tra i ragazzi. E anche evidentemente è un tema che è particolarmente sentito, quindi sicuramente poi chi fa l'insegnante sa bene che nelle classi che sono sempre più multietniche e multiculturali il problema spesso ci può essere. Altra parola chiaramente è quella che riguarda la disabilità. Anche qui i ragazzi spesso non sanno bene come entrare in rapporto con il diverso in quanto disabile, intendendolo per l'appunto come qualcuno che non è abile. Quando chiedo loro, ok, non è abile, chi di voi sa fare, ma sa fare tutto? Nessuno alza la mano, perché non è vero, no? Nessuno di noi sa fare tutto. Così il disabile non sa fare tutto, però ci sono molte cose che è in grado di fare. Altre forme della diversità, quelle di cui mi occupo io nello specifico, tra un attimo, sono quelle, ecco, basta che vi guardiate l'un l'altro, e una delle prime forme della diversità è quella di genere. Ci guardiamo, anzi la diversità sessuale in particolare, ci distinguiamo, no? Maschi, femmine, ecco che alla lavagna compaiono chiaramente queste parole. E poi un'altra forma della diversità è quella che riguarda l'orientamento sessuale. Sono queste soprattutto, ecco, le forme della diversità che interessano in modo particolare i giovani e rispetto alle quali anche hanno più perplessità e più difficoltà ad entrare in rapporto. Mi alzo in piedi perché faccio fatica a stare sempre seduta. Un gioco un po' che faccio fare ai ragazzi, talvolta lo faccio fare anche a voi così movimentiamo un po', riguarda quella parola lì che è identità, di cui ha parlato Luca prima. C'è un documento che ci parla della nostra identità, giusto? Che è la carta d'identità. C'è qualcuno che ha voglia di tirare fuori la sua carta d'identità? Mi rivolgo magari, che una basta, quindi qualcuno che abbia voglia di... Ok, tienilo pure, e non avrà il microfono forse. La prima cosa che identifica, che ci identifica, in questo caso agli occhi dello Stato, la prima cosa che ti identifica, cosa c'è scritto nella tua carta d'identità? Parti proprio dall'alto. Ok, abbiamo un codice tutti quanti. Il comune di residenza, ok? Che? Ok. Il cognome. Pensateci, no? L'appartenenza ad un territorio, l'appartenenza ad una famiglia, il mio cognome che identifica la mia famiglia. Poi? Il tuo nome, che massimamente ci dice dell'identità. Talvolta chiedo, se ti chiamassi in una maniera diversa saresti sempre tu? Questa è una bella domanda filosofica. I filosofi si occupano di idee. Saresti sempre tu? Sì, anche senza il tuo nome? Ok, sapete che i ragazzi certe volte dicono no. Se non mi chiamassi così, soprattutto se non avessi il mio nome, il mio cognome, forse no, forse non sarei proprio io. La lascio come ipotesi, prego, vai pure avanti. Il luogo di nascita, ok, i natali. Il sesso, eccolo qua. L'aspetto fisico, la statura, le caratteristiche fisiche. Poi, dicevi? La cittadinanza, l'età, abbiamo detto anche. Secondo te dice tutto di te la carta d'identità?
No, cosa manca? Manca chi sei in tutte queste cose? Eppure pensate che nelle classi... Sì, prego. Ecco, quando io chiedo ai ragazzi, o le chiedo anche agli adulti, chi sei tu? Altra domanda filosofica. Uno comincia, io sono Francesca, sono Paolo, qualcos'altro, sono uno studente, o un'educatrice, o un genitore, come avete detto voi prima. Qualcos'altro di te? Sono nata a Crotone, adesso vivo vicino Torino. Okay. Scusate, non sono espertissima del territorio, quindi... Bene, ognuno ha le sue identificazioni preferite. La carta identità non ci dice la nostra identità, ci parla di identificazioni, quelle di cui parla Amartya Sen, che non so se lo conoscete, è un premio Nobel per l'economia. E filosofo, che dice appunto che ciascuno ha delle identificazioni, però ognuno di noi ha le identificazioni preferite. Qualcuno si identifica molto con la sua famiglia, qualcuno molto con il suo stato, sono italiano, sono italiana, qualcuno con il suo sesso, io sono maschio oppure femmina, con l'età, io sono un adolescente, i vecchi lasciamoli proprio perdere. Attenzione, perché le identificazioni non sono un male, ognuno di noi le ha, però qualche volta identificarsi può voler dire riconoscere l'altro come diverso in un senso negativo. Sono italiano, ci tengo molto alla mia identificazione con la mia nazione. In classe mi arriva un ragazzo nigeriano, sicuramente sarà qualcuno di cui non voglio sapere niente, che non voglio conoscere, come si diceva prima. Mi identifico molto con il mio essere normale fisicamente. Sono alta così, non ho segni particolari, lo dice anche la mia carta d'identità. Arriva in classe un ragazzo disabile, che io appunto non conosco, è lo sconosciuto. Mi identifico con la mia eterosessualità. Arriva in classe un ragazzo che si dichiara omosessuale, o che... magari erroneamente, ma da alcuni comportamenti identifico come omosessuale, no, non mi sta bene. Le identificazioni spesso non possono diventare delle barriere, una parola che ha detto qualcuno. Io non giudico tanto gli adolescenti, perché per gli adolescenti lo stereotipo e il pregiudizio sono delle forme di identità, sono forme di sicurezza. Se io mi tengo a distanza, mi reputo diverso da chi, okay, non corrisponde alla norma, immediatamente io appartengo alla norma, immediatamente io mi rendo sicuro del mio orientamento sessuale, della mia virilità, piuttosto che della mia femminilità. Mi rendo sicuro di ciò che sono. Prendere in giro qualcuno perché è disabile e non sa fare alcune cose, o perché ha un orientamento sessuale diverso, mi aiuta a solidificare, a rendere più solida questa mia identità. Adesso si parla tanto di identità liquide nella nostra società, è difficile trovare un'identità, costruirla, pensiamo poi in adolescenza ancora di più. Maschi e femmine, diventare maschio, diventare femmina, diventare meglio ancora uomini e donne non è compito semplice. Per un adolescente è un processo. È un processo fisico che implica una trasformazione fisica. Sappiamo bene che crisi adolescenziale, innanzitutto, crisi e trasformazione corporea. Il corpo sessuato, fondamentale in adolescenza, cambia il mio corpo. Cambia per la femmina, compaiono i seni, peli pubici, peli ascellari, compare il menarca, mestruazioni, simbolicamente anche... un evento molto particolare, molto importante. Allo stesso tempo anche il ragazzo, no? Il maschio ha un'evoluzione dal punto di vista fisico, si modificano i genitali, si hanno le prime eiaculazioni in pubertà, 8-14 anni, cambia la voce, ci sono tante modificazioni. L'adolescenza veramente rende difficile trovare la propria identità. È un periodo di trasformazione, lascio il bambino che ero per diventare l'adulto che non sono ancora.
è una trasformazione anche per la famiglia. Anche la famiglia non ha più il suo bambino, ma qualcuno che ancora sta divenendo adulto, che si stacca, no, da questo essere bambino con cui io devo anche rapportarmi in maniera nuova, in maniera diversa, ma anche lui perde i suoi genitori così come li aveva quando era piccolo. E ovviamente tutte queste pulsioni verso il fuori, verso il gruppo dei pari, il gruppo dei pari che è la nuova società, che è quella appunto che mi accoglie, da cui cerco riconoscimento, da cui cerco riconoscimento anche sessuale. Adesso i ragazzi, questo ci tenevo a dirlo, poi magari andiamo avanti anche con domande eventualmente. I ragazzi adesso hanno tantissime informazioni, sanno che si può divenire uomini e donne in maniera molto diversa, ci sono tanti modelli. C'è la velina e c'è il calciatore, no? Però c'è anche il giornalista e la giornalista, lo scrittore e la scrittrice, il cantante e la cantante. So che ho molte possibilità. Quanto orientamento sessuale, lo sanno bene. Potrò essere attratto dal mio stesso sesso o dall'altro sesso, o da entrambi i sessi. Esiste anche il fenomeno della asessualità, a proposito di orientamento sessuale. Non essere attratti da alcun sesso, vivere comunque magari delle storie dal punto di vista romantico o anche sessuale, ma senza l'elemento attrattivo, questo è un po' meno conosciuto, però esiste. Lo sanno i ragazzi, le sanno queste cose. Il problema è che sapere di avere tanta libertà, come diceva Freud, vuol dire anche avere tanta insicurezza, perché dove vado? Cosa scelgo? Chi sono io? Ecco il problema dell'identità molto molto forte, molto importante. Quindi mi differenzio dagli altri, cerco di solidificarmi così, ma anche cosa mi trovo ad affrontare, chi sono io appunto e eventualmente da chi sono attratto io. Sono tutte domande molto forti in adolescenza, perché cerco il riconoscimento dell'altro, dell'altro sesso, se sono attratta dall'altro sesso o attratto dall'altro sesso oppure del mio stesso sesso. Cerco riconoscimento del gruppo dei pari dal punto di vista amicale, ma anche dal punto di vista sessuale. Ho delle pulsioni a uscire dalla famiglia, ma anche il ricordo di quando ero bambino. Quindi è un compito molto difficile quello di trovare la propria identità. Non giudico, come dicevo, i ragazzi che hanno, diciamo così, delle spinte a emarginare il diverso. Purtroppo no, elementi di bullismo, poi chiaramente arriviamo a condannarli, forme di aggressività e di violenza. Però diciamo che è un periodo particolarmente critico, particolarmente pesante da affrontare. L'ultimissima cosa, io direi che il compito fondamentale per educatori, genitori e insegnanti è quello di stare vicini ai ragazzi dal punto di vista dell'ascolto, della comprensione e dal punto di vista della sessualità. Dal mio punto di vista anche lì ci deve essere accoglienza e comprensione di tutta questa confusione enorme. La chiamano la gioventù sessualmente liberata, e forse da una parte è vero, c'è tanta libertà, ma è vero anche che aumentano sempre di più le ansie, per esempio dal punto di vista sessuale oltre che sentimentale. Aumentano sempre di più, vuol dire che ci sono tanti ragazzi che falliscono il rapporto. Questo perché è una società, la nostra, estremamente performante. Devo essere in grado di dimostrare qualcosa agli altri, eventualmente anche dal punto di vista sessuale. Sappiamo che la sessualità la imparano soprattutto su internet, YouPorn, Pornhub e chi più ne ha più ne metta, e questo nelle classi emerge senza adulti con cui potersi confrontare rispetto agli elementi che acquisiscono. A proposito di idee, lì è pieno di idee sulla sessualità che vengono acquisite acriticamente. La sessualità per loro è quella cosa lì, i sentimenti altro. Vivono una sessualità che acquisiscono attraverso dei modelli e non hanno molta possibilità di discutere di questo.
e quindi chiaramente spesso aderiscono a modelli e stereotipi, anche se vogliamo pericolosi. Per esempio, quelli per cui non solo quelli che ci vogliono estremamente performanti, ma anche quelli, per esempio, per quanto riguarda le ragazze, che vogliono costantemente che la ragazza sia riconosciuta da un punto di vista fisico, sessuale, e che quindi è indotta, per esempio, a condividere delle immagini intime sui social. Parleremo anche in una prossima occasione di cyberbullismo e cybersessismo, perché poi i bullismi nascono anche a partire, no, da questo uso anche scorretto dei mezzi informatici. Io mi fermo. Luca, se vuoi... Sì, volevi aggiungere qualcosa, Enrico, a proposito, lasciamo un attimo, tanto poi emerge. Allora, come promesso, appunto, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo la parola a voi. C'era la domanda che volevi farci. No, la mia domanda, vabbè, formulo già la domanda, nel senso, io ho letto il titolo del seminario, ho letto endifobia e tra l'altro, cioè, mi occupo di disabilità anche, insomma, nelle scuole facciamo attività per il contrasto, per la prevenzione e contrasto di bullismo specifico verso verso gli studenti con disabilità, e andiamo sia alle elementari che alle medie che alle superiori. Quindi di diversità, di disabilità e di abilismo ho sentito tanto parlare, non di endifobia. E volevo chiedervi qual è la differenza, uno include l'altro, perché proprio endifobia e non abilismo, quando invece... Perché abbiamo, non so bene come spiegarlo, però abbiamo parlato di società performante, di capitalismo che in qualche modo ha definito la disabilità come... un impairment, no? Si dice in inglese, per cui hai qualcosa di meno che non ti rende produttivo, non ti rende, insomma, la persona ideale per stare in un sistema capitalistico di un certo tipo, in una società di un certo tipo. E quindi nulla, è solo questa la differenza tra endifobia e abilismo. Non so se... Grazie per la domanda. Hai detto tu di endifobia. Sì, allora avevamo utilizzato il termine endifobia semplicemente come paura rispetto a chi è portatore di quello che si può definire un handicap, una mancanza, una forma di disabilità. Non in senso, non so se la domanda riguardava questo, non in un senso, ecco, patologico, patologizzante del termine, una specie di corrispettivo rispetto a una xenofobia, per esempio, quindi la paura del diverso in quanto straniero, la paura della diversità in quanto carica, per esempio, di handicap, malattia e quant'altro. Non è stata una scelta, diciamo così, che il termine effettivamente sia poco conosciuto, è vero, è anche un termine che spesso ho utilizzato. Dal mio punto di vista, insomma, è abbastanza riconoscibile, ma non ti non ho capito bene il se c'era una critica rispetto. Ok, no, per capire. No, è capire se sia qualcosa di un pochino più specifico. Adesso hai fatto il certo. Tra xenofobia e razzismo. Mm-hmm. Xenofobia e razzismo. Uh-huh. Che sostanzialmente il tema è quello, però secondo me tocca due diversi livelli, cioè due sistemi diversi. Xenofobia, io la vedo una cosa più personale, psicologica, all'interno di una dimensione molto relazionale. Il razzismo è una cosa strutturale, sistemica. Quindi giorni scorsi, ragionandoci un po', ho pensato potrebbe essere la stessa cosa, nel senso, abilismo è più una concezione strutturale, sociale, con tutte le concezioni che abbiamo noi di abilità e quindi di conseguenza di disabilità, e l'endifobia magari va più sul che vedo quella persona con quella disabilità, cioè più... Sì. Sì, l'idea era proprio, la scelta era stata voluta
perché quando parliamo di, appunto noi facendo soprattutto degli interventi che hanno a che fare con i ragazzi e gli adolescenti, agiamo sul meccanismo che si crea nella classe rispetto alle relazioni anche che, se vogliamo, possono crearsi anche nella classe stessa, quindi su quel meccanismo. Più o meno io credo che il parallelismo sia perfetto. Tra l'altro si parla anche di razzismo scientifico, quindi anche una teoria scientifica, sì. Cioè, in questo caso comunque sì, il sistema rispetto alla relazione. Ma io voglio dire, più o meno sono d'accordo con questo, diciamo, inquadramento. È chiaro che le parole sono importanti, perché uno ci mette dentro quello che pensa di metterci dentro, un altro ci mette dentro un'altra cosa. Io personalmente su abilismo, diciamo, l'ho letto, l'ho interpretato, lo interpreto come, diciamo, un modo di definire il mondo che è, diciamo, fatto per le persone abili, no? Per cui se tu hai uno scalino troppo alto, eccetera eccetera, chi costruisce le città non pensa che esistono le persone che non riescono a fare quello scalino, no? E tutto il mondo, la scuola spesso è molto performante e quindi dà degli obiettivi di abilità, no? L'abilismo, mentre l'endifobia io non l'ho mai usato, è la prima volta che lo sento, però i miei collaboratori invece probabilmente lo conoscono meglio di me. Comunque penso che si possa interpretare come la paura dell'handicap, no? Letteralmente la paura dell'handicap. Allora, il termine handicap è stato utilizzato, diciamo, io lo leggo come un gradino ulteriore rispetto alla disabilità. La disabilità è l'incapacità, la difficoltà di fare delle cose che più o meno tutti fanno, poi dobbiamo ancora capire cosa sono queste cose. L'handicap è lo svantaggio che ne deriva, quindi handicap viene appunto dalle corse, eccetera, eccetera, è uno svantaggio. Quindi quando tu guardi una persona che ha delle difficoltà a fare delle cose, temi, come dicevano loro, questo svantaggio sociale, no? E quindi l'identità cerchi di tenerti lontano e hai paura, perché hai paura che anche tu potrai avere questo svantaggio, e in effetti, come dicevo, prima o poi nella vita succede anche, no, questa cosa qui. Ma io volevo sottolineare un fatto, un'altra parola, visto che stiamo parlando intorno alle parole, sguardo, no? Lo sguardo con cui si guardano le persone disabili. Ecco. Questo è importante, perché ciascuno di noi è quello che gli altri vedono in lui, no? Il riconoscimento. Quindi è molto importante, per conoscere e per avvicinare una persona disabile, lo sguardo che voi date a questa persona. Perché questa persona si vive in base allo sguardo che voi avete nei suoi confronti. Io per esempio parlo di giovani con problematiche fisiche, eccetera. I rischi di uno sguardo non giusto sono i rischi, per esempio, di infantilizzazione, cioè questi malati cronici che diventano adulti sono tenuti sempre bambini. Sono tenuti bambini dai genitori, sono tenuti bambini dalla scuola, sono tenuti bambini dai medici. Oppure il rischio dello sguardo è la diagnosi. Questo è un down. Cosa vuol dire questo è un down? Niente vuol dire, o poco vuol dire. Sì, avrà un cromosoma in più, e forse è più piccolo, e forse una faccia così, però è una persona che ha i suoi gusti, che è molto diversi da quelli di un'altra persona che ha la sindrome di Down. Quindi chi si approccia alle persone con difficoltà deve tener conto che è responsabile dello sguardo con cui le guarda. Sì, aggiungo una cosa sull'endifobia. A me piaceva come termine, per quanto un inglesismo, per il fatto che punta molto sul concetto di fobia come paura. Spesso la diversità e la disabilità è legato alla nostra paura. Voi come psicologhe ne sapete sicuramente meglio di noi, ma in genere le emozioni negative, paura e rabbia, nascono, o rancore, che è l'insieme delle due, nascono sempre nei confronti di ciò che non conosciamo. Lo sconosciuto in genere genera angoscia,
genera una sensazione di malessere. Per questo la nostra società tende a creare categorie di identificazioni, il normale, perché il normale dà sicurezza, tutto ciò che non conosciamo, lo sconosciuto, genera paura. Questo ce l'abbiamo quasi nella nostra cultura. La nostra cultura deriva moltissimo dalla cultura greca, è lì che nasceva l'idea dell'identità e della diversità, del diverso da noi. Loro avevano inventato, poi i romani ancora di più, il concetto di barbaro. Il barbaro chi era? Era colui che non aveva un'identità precisa, era semplicemente il diverso da noi. Quindi c'era la cultura greca, il cittadino greco, il cittadino romano, che aveva una certa identità, aveva dei diritti, aveva dei possedimenti, e poi c'erano gli altri. Da lì nasceva quest'idea che l'altro o lo inglobiamo dentro di noi, lo facciamo diventare come noi, quindi lo assimiliamo, oppure dobbiamo fare la guerra, perché rimane diverso da noi. Okay? E questo meccanismo, anche lavorando con i giovani, io lavoro molto, anche Maddalena, sulla questione proprio delle emozioni che la diversità di per sé genera, su quello che bisogna lavorare per creare la cultura dell'antirazzismo, dell'accoglienza, del diverso da noi, partendo anche dalla nostra idea di identità. Ci sono altre domande? Ah, Enrico, scusami. No, intanto magari, ecco, barbaro, e poi magari chi pronuncia il giudizio di barbarità, non so come dire. Però la questione, mi interessa un attimo, la questione della paura dello straniero e la differenza con il razzismo. È chiaro che oggi vengono promosse più forme forse di paura dello straniero, ma io vedo anche in questa paura dello straniero una paura di finire come lo straniero, ma non tanto in quanto straniero, ma in quanto povero anche, no? Nel senso, se pensiamo un po' al discorso del capitalismo, che decide chi è abile e chi non è abile, il capitalismo decide anche chi ha qualcosa, chi ha sempre meno, e nel confine tra chi ha qualcosa, chi ha sempre meno e chi non ha più nulla, allora si gioca una partita su cui si può fare una grossa leva politica anche, no? Allora sono i penultimi che si spartiscono quelle due briciole con gli ultimi, perché poi magari, non so, buona parte della classe media va dietro a una serie di queste provocazioni xenofobe anche. Perché? Perché ha paura che quel poco che ha magari gli possa venire sottratto, ecco. E dal mio punto di vista, sì, anche nella xenofobia un po' questo aspetto lo ritroverei, ecco. Per cui sì, era giusto. Non so se ci sono altre domande. Volevo solo tornare su un ragionamento che aveva fatto la dottoressa prima, quando parlava degli adolescenti, degli stimoli, che diversi stimoli, diciamo, che ricevono, e del fatto che hanno un'ampia scelta e si trovano davanti a queste scelte, alla difficoltà di fare queste scelte. L'orientamento sessuale non è una scelta, da come l'aveva detto sembrava quasi che volesse dire, come dire, che posso scegliere di essere attratto dal mio stesso sesso oppure dall'altro, eccetera, no? Perché appunto un pilastro su cui noi, diciamo, basiamo anche il nostro discorso è che l'orientamento sessuale, l'identità di genere, assolutamente non si sceglie, al limite lo si riconosce. La difficoltà degli adolescenti è quella di riconoscersi e anche di accettarsi, perché poi la società magari ti fa sentire sbagliato, e quindi assolutamente bisogna lavorare sulla facilità di far riconoscere i ragazzi e le ragazze la propria identità e il proprio orientamento, senza per questo sentirsi discriminati, ecco. No, volevo, appunto, adesso lei mi conferma che non era, cioè, scelta era inteso non in quel senso. Sì, ok. Sì, no, assolutamente. Così faccio anche un inciso, perché non è detto che tutti conoscano. Allora, giustamente avrei dovuto prima parlare di questo. Innanzitutto, un conto è svilupparsi dal punto di vista fisico, come maschi, come femmine, oppure sappiamo anche che esistono anche situazioni di intersessualità, per cui ci sono anche persone, come sa bene il dottor Lala, che è esperto nel senso delle sindromi che appunto abbiano a che fare con l'intersessualità. Esistono anche delle forme di genitali ambigui, di persone appunto che hanno delle, che non sono, diciamo, a metà, diciamo, tra il maschio e la femmina. L'identità di genere è una cosa diversa dall'identità sessuale, quindi io posso nascere maschio o femmina, ma sentire di appartenere o
al genere femminile o al genere maschile, anche indipendentemente dal sesso di nascita. L'identità di genere solitamente in qualche modo è un senso di appartenenza che appare piuttosto precocemente, già nella pubertà si definisce, quindi buona 8, 9, 10 anni. L'orientamento sessuale è un po' più tardivo, nel senso che comunque arriva un riconoscimento, non la scelta, come giustamente sottolineava lei, arriva riconoscimento intorno ai 13-14 anni, più o meno si stabilizza, con delle possibilità anche di evoluzione ulteriore nel corso della vita, no? Però sicuramente non si tratta di una scelta. Molto spesso nelle classi, quando parliamo di omosessualità, di bisessualità, i ragazzi confondono l'idea che si tratti di scelte, se non alcune volte parlano di malattia, purtroppo ancora, e pensano appunto che si tratti di forme patologiche, o quando non di forme patologiche, di forme che hanno a che fare con qualcosa come un vizio. E queste sono proprio delle, diciamo, delle idee, a proposito, diciamo, di idee malate o idee comunque scorrette, che cerchiamo proprio di andare assolutamente a correggere. Quando parlavo di diciamo, grande conoscenza, che crea però anche non solo delle forme di diciamo così, importanti di conoscenza, perché è bene che i ragazzi sappiano, dicevo però anche che si apre per loro una difficoltà di gestire tutto questo patrimonio di conoscenze, non certo che si trovano di fronte a innumerevoli scelte, si trovano poi a dover scegliere tra l'una e l'altra in maniera assolutamente arbitraria. Questo, ecco, mi rendo conto che ho magari detto tante cose, e quindi sì, poteva esserci questo dubbio, ma assolutamente, anzi è proprio una cosa su cui abbiamo lo stesso impegno di cui parlava lei, quindi siamo perfettamente sulla stessa linea d'onda. Ecco, volevi aggiungere? Sì. Ho detto che non ci saremmo fatti domande, però in realtà adesso mi è venuta in mente una questione per concludere. come dicevo prima, spesso appunto le discriminazioni si sovrappongono, ma succede poi anche che tra minoranze sussistono delle forme di discriminazione tra minoranze, no? Penso classico della comunità rom, che può discriminare gli omosessuali, non tutti, però accade spesso che un certo tipo di maschilità magari possa accettare poco, no? Per dire così, oppure non so, penso alle discriminazioni della prima migrazione torinese a Torino nei confronti della seconda ondata migratoria, no? E dico, sei passato da tutta una serie di angherie e poi adesso mi riproponi la stessa forma di sto parlando in termini molto molto generali, però mi chiedevo un po', ecco, come potremmo affrontare un po' questa questione, cosa ne pensate, non so. Dell'interculturalità. No, più che altro delle minoranze che si discriminano reciprocamente, ecco, non so come dire, mi sembra un argomento un po' spinoso, ma poteva essere... Questa è una cosa che abbiamo notato nelle classi, soprattutto in alcune classi particolarmente interculturali, abbiamo notato che ci sono ragazzi marocchini che credono che tutto il male dei... colpa di cinesi, i cinesi, è tutta colpa dei rumeni, è tutta colpa dei neri, e si viene a creare una situazione di conflitto interno alle classi tra coloro che in realtà dovrebbero essere coloro che si identificano in un gruppo unitario, no? Il fatto è che bisogna, secondo me, la cultura italiana non è ancora pronta ad affrontare il discorso degli stranieri morali. Cioè, noi siamo cresciuti all'interno di una scuola che era fondamentalmente monoculturale. Attualmente la scuola è popolata invece da quelli, c'è un filosofo che si chiama Engler che parla proprio della cultura degli stranieri morali. Lui è un filosofo statunitense, quindi gli Stati Uniti notoriamente, come la Francia, è molto più culturale a livello tradizionale di noi. Gli stranieri morali sono persone che abitano nello stesso luogo ma che parlano lingue morali diverse, non condividono gli stessi principi, le stesse norme, gli stessi valori, e quindi nel momento in cui queste persone convivono in maniera pacifica,
Il relativismo, quello che si chiama il relativismo culturale o il pluralismo culturale, che non sono la stessa cosa ma prendiamoli come se fossero sinonimi, è molto positivo, nel senso che in una società liberale e democratica è positivo il fatto che ognuno possa credere nei propri valori, nelle proprie norme, nelle proprie tradizioni. Il problema che pongo anche ai ragazzi è: nel momento in cui si viene a creare un conflitto tra persone che parlano linguaggi diversi, come facciamo a risolverlo? Questo è il problema fondamentale, no? Ed esiste, soprattutto gli studi appartengono all'estero ma stanno arrivando anche in Italia, una disciplina che si chiama disciplina della negoziazione interculturale, cioè si va a tentare di gestire i conflitti morali tra persone che hanno morali diverse. E questa è una sfida che bisogna lanciare soprattutto all'interno di queste nuove società, no? E quindi andare a lavorare sull'aspetto, ad esempio, positivo dei conflitti. Il conflitto spesso viene vissuto come semplice scontro, no? Si ha quasi paura anche solo di citare il conflitto, perché il conflitto potrebbe scatenare lo scontro e potrebbe scatenare una guerra di tutti contro tutti. In realtà c'è anche un aspetto positivo del conflitto, che spesso viene fatto passare sotto silenzio. Quindi l'ideale che cosa sarebbe per poter convivere all'interno di una società di stranieri morali? Quello di creare un linguaggio comune, non facile a dirsi, difficile a farsi. Nel senso, qual è questo linguaggio comune? È il linguaggio della ragione e dell'argomentazione e del pensiero critico. Nel senso che se ognuno parla la propria lingua, un cattolico, un islamico, un ateo, per parlare a livello religioso, un buddista, parlano lingue diverse, hanno morali diverse, quindi non possiamo fare affidamento ai singoli linguaggi. Invece il linguaggio dell'argomentazione, della ragione, del pensiero critico dovrebbe essere ciò che accomuna i diversi stranieri morali. Quindi all'interno della cultura dell'antirazzismo, antidiscriminazione in senso lato, bisogna insegnare, secondo me, ai ragazzi che popolano questa società ad argomentare le proprie posizioni. Non spesso quando escono dei giudizi particolarmente estremi, gli dici: ma tu perché pensi questo? Perché l'ha detto mio cugino. E mio cugino, tutti hanno il cugino che sa tutto, no? Perché l'ha detto il Papa, e se lo dice il Papa, no? L'ipse dixit, no? Ecco, fino a quando ci fermiamo alla cultura dell'ipse dixit, che l'ha detto mio cugino, o l'ha detto il Grande Fratello, o l'ha detto Facebook, o l'ha detto il dottor Google, no? Che adesso Google sa tutto, anche in ospedale spesso si trovano difficoltà, per pazienti che arrivano già con la diagnosi del dottor Google, l'ha detto il dottor Google, quindi, no? Ma anche quello che sta, questa cultura dei social media, di internet, del web, sta creando è la mancanza del pensiero critico, del pensiero argomentativo. Quello che abbiamo notato è che i giovani riescono ad usare sempre meno la capacità di argomentare le proprie posizioni. Non basta dire perché l'ha detto mio cugino, perché si dice così, no? Ma tu c'hai un pensiero, cioè che cosa? E hanno un'estrema difficoltà. Quindi quello che noi facciamo, abbiamo anche organizzato in un altro progetto proprio dei veri e propri laboratori di argomentazione, dove aiutiamo i ragazzi a tirare fuori i propri pensieri, i propri valori, le proprie attitudini anche al pensiero critico, perché altrimenti rimaniamo nella cultura del si dice, dell'omologazione, della pseudonormalità, dell'abilismo e della fobia nei confronti di tutto ciò che non rientra nella sfera della presunta normalità. Quindi secondo me la cultura dell'argomentazione è l'espediente per creare una cultura di convivenza tra stranieri morali. Ma io sono d'accordo su questo, però volevo aggiungere una cosa, cioè che l'identità, come tutte le cose, cambiano nel tempo, no? Quindi l'identità, per esempio, chi sono io? Sì, ho un filo rosso che mi ricorda che sono nato in un certo posto, ho avuto una certa famiglia, eccetera, ma io non sono lo stesso di 10 anni fa, non sono lo stesso di 20 anni fa, sono proprio un'altra persona, no? Quindi noi ci raccontiamo tutti i giorni la nostra storia e cerchiamo di mantenere un'identità, ma in realtà questa identità cambia. Ma questo che, quello che è di positivo, secondo me, in questo cambiamento, io lo vedo per esempio nelle comunità interetniche, multietniche dei bambini, no? I bambini che vanno alla scuola materna non hanno questo, diciamo, linguaggio diverso che hanno i loro genitori, che li rendono stranieri morali. E crescendo presso la nostra società,
creano dei linguaggi comuni che i loro genitori non hanno, no? Per cui diciamo una speranza è proprio questa. Per esempio la storia, non so, dell'immigrazione negli Stati Uniti ci dice che effettivamente i vari gruppi etnici che sono arrivati uno dopo l'altro erano poi l'un contro l'altro armati, però a distanza di generazioni questo non avviene più, per cui queste differenze, queste essere stranieri si diluisce nel tempo, no? Noi dobbiamo semplicemente, secondo me, creare degli ambienti inclusivi che permettano ciò. Assolutamente sì, questo è il compito di educatori, psicologi, di tutti noi, insomma. Bene, sono quasi le 7:30, ci sono altre domande, dubbi, curiosità? Tutto chiaro? Voi volete aggiungere qualcosa? No. Bene, allora io direi che possiamo fermarci qua, grazie mille per aver partecipato a questa conferenza. Paola, volevi aggiungere per il prossimo incontro? Ringrazio io voi per essere stati qua questa sera, mi metto di lato perché sennò mi piace stare davanti e naturalmente in 1:30 penso che si possa dire ben poco, sono forse un po' di spunti, no, che voi avete lanciato su cui ognuno poi può continuare a riflettere da solo ma anche insieme, no, agli altri, ognuno nei propri contesti di vita. E, il ciclo di seminari non finisce qua, riprenderà a settembre, adesso ci fermiamo per l'estate e ci rivedremo il 25 settembre con il seminario dal titolo Il transgenerazionale nelle dinamiche familiari, tenuto da Filomena Ciaudone e Rita Verzari dell'associazione Area G. Quindi buone vacanze, buona estate nel frattempo e se vi fa piacere ci rivediamo a settembre. Buona serata a tutti, grazie ancora.